innanzitutto invito il pubblico presente ad avvicinarsi. Credetemi, la temperatura è piacevole, c'è un leggero venticello, quindi non fa molto caldo. Invito anche i sindaci presenti a avvicinarsi con le autorità indossando la fascia tricolore. Bene, innanzitutto buonasera a tutti e benvenuti alla cerimonia di inaugurazione della 59esima mostra della ceramica. Ceramica in Love 2, come dice il manifesto, è la seconda edizione del concorso, un concorso che è rivolto ad artisti di tutto il mondo, un concorso che ha aperto le sue porte al mondo, ha dato la possibilità agli artisti di confrontarsi, di dialogare, di parlare tra di loro sulla contemporaneità della ceramica, di quest'arte, un'arte tanto antica quanto moderna. E visto il successo che ha raggiunto l'edizione precedente della rassegna ceramica, quest'anno è stato riproposto. Ma prima di conoscere questo prestigioso palcoscenico artistico, il saluto da parte del primo cittadino, il sindaco dottor Pasquale Mario Mazza. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie a tutti per essere presenti all'inaugurazione di questa 59esima mostra della ceramica. Come ha detto Marinella prima, è la 59esima mostra e sono 59 edizioni di fila, non ne abbiamo mai saltata una, quindi è un buon segno. Il prossimo anno sarà la sessantesima mostra e abbiamo bei progetti che poi nel corso dell'anno vi illustreremo. Io ringrazio gli sponsor istituzionali, innanzitutto la Regione Piemonte, che è presente con il consigliere Mauro Fava e ho visto anche il consigliere Alberto Avetta. Ringrazio Città Metropolitana, è presente il vice sindaco di Città Metropolitana Marco Marocco. Ringrazio Monsignor Farinella, che è un nostro concittadino, vescovo di Biella, per averci inviato un messaggio augurale. Lo avevamo invitato e per impegni non ha potuto essere presente. Me li sono scritti per evitare di dimenticare qualcuno. Ringrazio il vicario generale della diocesi di Ivrea e Don Angelo, che ci ha anche messo a disposizione la piazza, la rotonda Antonelliana. Ringrazio la Fondazione CRT per il contributo, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, CNA che è presente e che dopo farà un saluto, l'Associazione Italiana Città della Ceramica che ci sostiene e che lavora assieme a noi, il nostro liceo di Castellamonte, che è presente a Palazzo al Martinetti, i Lions Club, le Tre Terre Canavesane. Quindi le Tre Terre Canavesane sono un'associazione tra il comune di Castellamonte, il comune di San Giorgio e il comune di Aglie, l'Agenzia per lo Sviluppo del Canavese, ed è qui presente Fabrizio Gea che dopo ci farà un saluto, Turismo Torino, gli sponsor SMAT, CIMO, AEG, Sinterloy, Marval, l'Associazione Artisti della Ceramica di Castellamonte, i volontari della mostra, l'Associazione Nazionale Carabinieri e l'Associazione Nazionale Alpini. Ringrazio il curatore, il professor Bertero, per l'impegno e per il lustro che comunque sta facendo avere alla nostra città. Ringrazio tutta la giuria, dal presidente, professor Massara, professor Cordero, Torrieri, il professor Mistrangelo, il professor Balestra, Matteo Zauli e il dottor Basso.
Ringrazio l'amministrazione comunale, la mia amministrazione comunale, cominciando da Claudio Bertaz, consigliere delegato alla cultura, che è l'artefice di tutto questo. Il vice sindaco Teodoro Medaglia, Patrizia Addis, Alberto Pautasso, Chiara Faletto e Marco Bernardi Ghisla. Ringrazio gli uffici che ci sostengono e lavorano anche molto dopo l'orario canonico. Marcella, la responsabile dell'ufficio cultura, Marinella e Morena. Ringrazio i professionisti che hanno lavorato all'allestimento, Pugli Alfa, Luca Chiartano. Ringrazio tutti gli artisti che hanno partecipato. Ricordava prima Marinella, ci sono 26 stati oltre l'Italia, quindi opere da tutte le regioni italiane e da 26 paesi, da est a ovest del mondo. Ringrazio i siti, oltre al nostro sito, ai nostri due siti istituzionali, Palazzo Bottone e il Martinetti, abbiamo il Cantiere delle Arti, abbiamo la Fornace Pagliera, abbiamo la Casa Museo all'Aira, che sono tutti visitabili e da visitare assolutamente, perché a modo loro sono tutte delle bellezze. Ringrazio tutti i nostri produttori locali, ringrazio la Proloco, che ci sta dando una grossa mano, Terra Mia, i Pignatè di Castramonte, la Filarmonica, il Contado del Canavese, la Bella Pignatera e il Primo Console. Ringrazio Guglielmo Martin per il manifesto, per la grafica del manifesto. E vi dico che questa mattina abbiamo portato un omaggio floreale al cimitero, al compianto Nicola Mileti, che merita la nostra gratitudine per quello che siamo. Avvio alla conclusione, perché poi altrimenti qua non ce ne andiamo più, ma niente, con questa mostra noi si comincia a vedere il senso che vogliamo dare alla, il senso verso cui vogliamo portare la città di Castellamonte, che parlando di ceramica, sicuramente uno sviluppo di tipo artistico, quindi quest'anno duplice sviluppo, perché c'è il design e c'è la parte artistica delle opere, e poi per attivare e avere tutti gli altri obiettivi che l'arte deve avere. Ovviamente, come ho detto prima, si parla di ceramica, però tutte le azioni che facciamo noi che riguardano la ceramica sono azioni propedeutiche allo sviluppo del territorio castellamontese a 360 gradi, e quindi cercheremo con il nostro brand di parlare di lavoro, di ricettività, di prodotti locali, di commercio e soprattutto lo faremo, questo è un tema che sta cominciando a crescere in Canavese, lo faremo assieme al resto del territorio, perché è importante. Come avete notato, io non ho ancora salutato i colleghi sindaci o loro rappresentanti, perché li saluto adesso e perché ho chiesto a tutti di venire con la fascia. Perché noi o lavoriamo assieme, oppure come territorio non ce la facciamo, oppure ogni paese, ogni piccola realtà avrà la sua piccola soddisfazione, ma la mia convinzione è quella che tutti assieme possiamo avere molto di più. Questo è il messaggio
che si vuole lanciare. Lo lanceremo nei prossimi giorni come Agenzia per lo Sviluppo del Canavese. La ritengo una occasione assolutamente da non sciupare. E poi cercheremo di fare aprire, parlando proprio di ceramica, cercheremo di far aprire nuove botteghe, cercheremo di portare nuove produzioni. Come raggiungere questi obiettivi? Intanto noi abbiamo una scuola che è un fiore all'occhiello per la città e vogliamo spingere, stiamo cercando di spingere affinché la realtà scolastica e le realtà lavorative si parlino, collaborino e lavorino assieme per creare lavoro. Da questo punto di vista, in autunno, io ho parlato col presidente dell'Associazione Italiana Città della Ceramica, Massimo Isola. In autunno ho chiesto di far venire a Faenza, c'è una bella scuola che insegna a lavorare la ceramica. Gli ho chiesto di far venire la direttrice, di parlare con il nostro dirigente scolastico e cercare di trovare dei punti d'intesa. E assieme a quello ho chiesto a Isola di organizzare un convegno nazionale qui a Castellamonte per far sì che si parli anche di nuove frontiere che riguardano la ceramica, perché ci sono delle nuove frontiere sulle produzioni. Se noi pensiamo alle stampanti 3D che cominciano ad essere, e il nostro liceo ne ha una, che cominciano ad essere usate. Quindi come vedete la realtà anche per un materiale come la ceramica, che è un materiale antico, è sempre in evoluzione. E noi dobbiamo saper cogliere questa evoluzione. E il mio sogno è quello di far sì che Castellamonte sia uno dei traini nazionali da questo punto di vista. Per quello ho chiesto di fare qua questo tipo di iniziativa. E poi ci sarà il Museo della Ceramica. Avete visto, abbiamo terminato giovedì i lavori di rifacimento del tetto. Regione Piemonte ha stanziato 550.000 euro per gli interni, per rifare, per restaurare, per ristrutturare Palazzo Botton e farlo diventare un museo permanente, che però non basta solo la parte chiusa, ci va anche una parte aperta, ci va una parte fruibile sempre, e noi ce l'abbiamo. Noi abbiamo tantissime cose a Castellamonte, partendo dalle voi potete vedere le insegne dei negozi in ceramica, i pitocci sui tetti, gli stessi allestimenti, ma poi tutti gli allestimenti, l'arco di pomodoro, il monumento alla stufa, ne abbiamo tantissime di cose da far vedere, e su questo c'è un progetto da parte dell'amministrazione comunale per far sì che venga promossa questo tipo di iniziativa. Il territorio, dicevo prima, deve essere unito. Noi abbiamo, prima ho accennato alle tre terre, ma abbiamo in Valle Sacra, abbiamo l'Unione Montana Valle Sacra, dove abbiamo i presepi di Castelnuovo Nigra, dove abbiamo un sacco di sport all'aperto, il parapendio, la parete di roccia che ci sarà, si inaugurerà a Castelnuovo Nigra, il basilisco di Cintano. Abbiamo materiale da offrire a potenziali turisti, e su questo noi dobbiamo puntare. Io ho dato un messaggio complessivo, finito, però vi dico solo questo: se noi riusciamo a fare quadrato con tutte queste cose che ho detto e con le tante altre cose che non ho nominato ma che ci sono sul territorio, non ci ferma nessuno, non abbiamo da invidiare niente a nessuno, alle Langhe, al Trentino, alle zone marittime, non abbiamo da invidiare niente a nessuno. Per cui io dico agli amministratori dei nostri comuni, a tutti i cittadini, lavoriamo e camminiamo assieme
Solo così i risultati non mancheranno. Grazie e buona mostra a tutti. L'ha accennato il sindaco, è l'organizzatore della 59esima mostra della ceramica e il consigliere delegato alla cultura, Claudio Betaz. Grazie, benvenuti a tutti. Ci tengo a sottolineare che l'organizzatore non è mai uno solo, ma si tratta di un lavoro di squadra, un lavoro lungo, un lavoro difficile. Tutti gli anni, i giorni prima della mostra, la domanda è sempre la stessa: chi ce l'ha fatto fare? Perché le fatiche sono veramente tante, perché ormai da 2 anni abbiamo deciso di puntare su un concorso che è diventato sempre più internazionale. Figura centrale per la buona riuscita di questa mostra è certamente il curatore, il professor Giuseppe Bertero, che ringrazio per un lavoro veramente certosino di allestimento, il grande lavoro nel contattare gli artisti, il grande lavoro nel promuovere l'evento, e i risultati sono arrivati sia in termini numerici che, a mio parere, in termini qualitativi, e fra poco potrete ammirare le opere che sono arrivate da tutto il mondo. Lo citava prima il sindaco, la ceramica può unire, e devo dire che unisce sia in senso temporale, perché è la 59esima edizione e tutte le amministrazioni di Castellamonte da 59 anni a questa parte hanno tentato di valorizzare quella che è la peculiarità del nostro territorio. Unisce in senso spaziale, e la folta presenza di amministratori da tutto il Canavese lo dimostra, ma anche di artisti da veramente tutto il mondo, dalla Cina al Sud America, dal Nord Africa al Giappone. Questo ha complicato non poco la vita agli uffici comunali di Castellamonte, che desidero ringraziare, la dottoressa Marcella Girino, che pur tra mille difficoltà è riuscita a impostare questo eccellente lavoro, Morena, l'instancabile Marinella Ferrino, che pensava di lavorare in un tranquillo paese di provincia e ha dovuto fare i conti con i dazi doganali imposti dall'amministrazione degli Stati Uniti, ma ne è uscita vincitrice. Come diceva il sindaco, hanno lavorato veramente ben oltre il loro dovere per la riuscita di questo evento. Come amministrazione ormai da 3 anni abbiamo cercato di concentrare l'evento in 2 settimane e 3 weekend. Questa mostra è aperta tutti i giorni della settimana e quasi tutti i giorni potete trovare a Castellamonte un evento serale di vario genere. A questo proposito desidero ringraziare la Proloco, che ha coordinato tutti gli eventi serali, ma anche le altre associazioni. Terra Mia, che ha fatto un gran lavoro, l'Associazione Arte e Commercio, le Donne per la Valle Sacra, la Filarmonica, che partecipa sempre con eventi di ottima qualità. Vi lascio a questo punto ringraziandovi ancora tutti per la vostra presenza. Un ultimo ringraziamento, lasciatemelo fare, ai ceramisti, innanzitutto a quelli castellamontesi, perché è grazie a loro, è grazie al loro lavoro, al loro impegno, alla loro perseveranza che Castellamonte si fregia ancora del titolo di città della ceramica, e senza di loro tutto questo non avrebbe senso. E un saluto e un benvenuto a tutti gli artisti, soprattutto quelli stranieri, e spero che apprezzerete Castellamonte e spero che apprezzerete tutto il territorio del Canavese. La parola, dal punto di vista artistico, la lascio al curatore della mostra, il professor Giuseppe Bertero. Grazie a tutti e buona mostra. Prima del curatore, il saluto della Regione Piemonte dal consigliere Mauro Fava. Buongiorno a tutti, grazie Pasquale dell'invito. Grazie a tutta la giunta, l'amministrazione comunale tutta, in particolare a Claudio Betaz, che lui un po' con umiltà ha detto che è soltanto una parte lui, no? So benissimo che sei uno dei principali attori, regista e tuttofare della mostra, e ti ringrazio a nome della regione per l'immagine che dai. Porto anche i saluti del presidente della regione Alberto Cirio e del presidente del consiglio della regione Piemonte Stefano Allage, che non sono presenti qua oggi e mi hanno onorato me di venire a rappresentare
il Consiglio regionale, alla 59esima edizione della Mostra della Ceramica. Questo per me è un onore perché rappresenti un territorio dove quando parli di ceramica parli di Castellamonte, ma parli di Canavese, parli di territorio intero di Piemonte. Ma noi andiamo oltre, hai nominato prima che la ceramica va oltre il Piemonte, va oltre l'Italia, qui spaziamo da nord a sud, da est a ovest, con tutti i paesi che ci sono che attorno di noi. Come ha detto Pasquale Mazza, è una cosa che possiamo portare avanti, è già stato fatto tanto lavoro, molto resta da fare per promuovere queste iniziative come la ceramica, come altre iniziative importanti sul nostro territorio. Non sono pochi, il lavoro ce n'è per tutti, ma soltanto con una cosa principale, quella che ha detto prima Pasquale Mazza, con la sinergia di tutti i sindaci si può fare qualcosa. Se non c'è quella, noi anche che siamo un ente superiore, ma se ci manca la sinergia per portare avanti i progetti, la volontà di costruire un futuro, ma non solo per il Canavese, ma per tutto il Piemonte, per tutto il paese, quello per noi è importante. Ringrazio tutti i sindaci presenti qua, a nome del Presidente del Consiglio della Regione e del Presidente Cirio. Potrei ancora aggiungere tante cose sulla Mostra della Ceramica, avendo una persona in famiglia che fa ceramica, quest'anno entro il quarto anno, e è un onore in casa avere una ragazza che ha preso questi studi. E penso che Pasquale la conosce, dà ottime soddisfazioni e ottimi risultati per questo settore, che penso che sia uno tra i settori trainanti per il futuro, perché se dobbiamo pensare che dobbiamo eliminare la plastica con qualcosa, dovremmo come fare i nostri recipienti. La faccio un po' grezza, però la ceramica avrà un futuro, spero bene, il più roseo possibile, perché è questo il futuro che abbiamo noi, che speriamo di eliminare tutte quelle parti che inquinano per avere un ambiente più sano e più pulito. Non mi dilungo di più perché magari c'è qualcuno che ne sa qualcosa di più sulla ceramica e sa parlare, sa dare delle chicchette un po' importanti. Vi ringrazio tutti e vi auguro tutti buona visita alla Mostra della Ceramica, augurandovi una buona giornata. Grazie. Il saluto del Presidente Agenzia per lo Sviluppo del Canavese, Fabrizio Agea. Grazie. Grazie innanzitutto a Pasquale per l'invito, e io devo dire che il senso delle parole di Pasquale, che ha voluto usare prima, dà il senso del percorso che sta facendo per la prima volta questo territorio nel lavorare insieme. Come prima cosa mi sembra giusto dire che noi dobbiamo essere fieri, e dobbiamo essere fieri di chi la Mostra della Ceramica rappresenta, e quindi gli artisti, gli artigiani che rappresentano un'eccellenza per questo territorio di cui veramente andare fieri. Sono le persone che tutti i giorni lavorano, aprono le porte delle loro fabbriche e rendono fieri i cittadini e il territorio intero. Dicevo, le parole di Pasquale danno l'idea di come si è iniziato a lavorare insieme e quindi di come si può avere insieme una visione di futuro. Perché dico questo? Perché tanti sindaci che sono qui oggi e che collaborano all'interno dell'organismo dell'Agenzia per lo Sviluppo, sono tanti sindaci che insieme hanno capito che lavorando insieme su dei progetti di territorio questi si possono realizzare. E anche guardando tra il pubblico le persone che ci sono, non so, a caso vedo Franco Ferrero, che è il presidente del consorzio degli operatori dell'Alto Canavese, ecco, anche questi operatori lavorano all'interno dell'agenzia su dei progetti comuni. Perché dico visione di futuro? Perché noi dobbiamo essere concreti verso il futuro. E allora qual è la risposta a tutto quello che dicevi prima, Pasquale? La risposta è proprio un progetto che stiamo portando avanti insieme, un piano di valorizzazione, di promozione, di comunicazione unitaria di tutto il territorio. È un progetto estremamente ambizioso, ma con il quale il Canavese può provare insieme, lavorando insieme, a porsi come un territorio unito che può da una parte attirare i turisti e soprattutto dall'altra parte aumentare la sua qualità della vita per essere attrattivo nei confronti di chi in questo territorio ci vive e ci lavora. Perché dobbiamo solo ricordarci che in una competizione tra piattaforme territoriali, una piattaforma territoriale vince se riesce ad essere più attrattiva di un'altra, e quindi anche per le nostre aziende
un territorio attrattivo è importante per mantenere, per attrarre, ma per mantenere i ragazzi che vengono dal Politecnico a lavorare nelle nostre aziende. E quindi tutto si lega, perché più un territorio attrattivo, più a momenti come questi, più ci sono degli eventi che diventano hub di territorio, più ci sono dei momenti che permettono di avere cultura, eventi, mostre, e che quindi permettono di presentarsi con una modalità, ripeto, più attrattiva nei confronti di chi su questo territorio ci vive e ci lavora. Mi permetto un'ultima cosa in chiusura: noi dobbiamo essere orgogliosi di essere canavesani, dobbiamo essere orgogliosi di quello che i nostri cittadini, le nostre imprese, i nostri artigiani tutti i giorni fanno, dobbiamo essere orgogliosi di essere parte di questo territorio e dobbiamo essere orgogliosi di essere qui in giornate come oggi. Grazie e buona festa a tutti. Il saluto dalla città metropolitana di Torino è il vice sindaco Marco Marocco. Buongiorno a tutti. Allora, io mi leggo ai ringraziamenti del sindaco. Ringraziamenti da parte della sindaca Chiara Appendino, ringraziamenti dell'intero Consiglio metropolitano e naturalmente anche i miei personali. Perché questi ringraziamenti? Perché quando una comunità per anni riesce a coltivare le tradizioni, le proprie tradizioni, le porta avanti, è una comunità forte, si identifica in quello che è una tradizione e la porta avanti con fatica, ma la porta avanti. Ecco, la città metropolitana, quello che è la ex provincia di Torino, è ricca di queste comunità. E io credo che questo sia il nostro valore, questa è la nostra forza, e mi unisco all'invito che il sindaco ha fatto a tutte le amministrazioni, a tutti i cittadini, di essere uniti, forti e portare avanti i nostri valori, le nostre tradizioni come facciamo oggi. Grazie. Un saluto dalla CNA, Confederazione Nazionale Artigianato della Piccola e Media Impresa di Torino, il segretario Paolo Alberti. Grazie, grazie innanzitutto all'amico sindaco Pasquale, alla giunta, ma anche a tutti gli amministratori di territorio, a partire certamente dalla regione, per il ruolo che la regione ha, ricordo sempre, prima responsabilità in materia di artigianato, una materia, forse una delle prime che lo Stato delegò alle regioni, quindi noi siamo sempre a ricordare la regione che ha questa primaria responsabilità. Grazie anche al lavoro che sta facendo, che stiamo facendo, lo dico come CNA, con la città metropolitana che ha una politica fortemente orientata alle micro e piccolissime imprese. E grazie all'amico Zea, cioè con lui CNA è presente all'interno dell'Agenzia dello Sviluppo, perché riteniamo che il legame delle imprese artigiane, della piccola impresa diffusa, è un legame tipicamente territoriale. Poi il sindaco si ricordava, e da tempo stiamo vedendo come questa mostra si internazionalizza. L'internazionalizzazione di questa mostra fa sì che questo territorio, da un territorio molto locale con le sue tradizioni, diventa un territorio globale. Quel termine che molti sociologi utilizzano e che chiamano locale. Siamo in un territorio, ma parliamo con il resto del mondo. E credo che con il resto del mondo parli anche la materia prima che viene utilizzata per produrre oggetti in ceramica. La Cina, ci ricordiamo il famoso esercito, quindi milioni, no, di pezzi costruiti in Cina, no, in scala 1 a 1, che andavano a ridefinire quello che era l'esercito dei grandi imperatori cinesi. Ma vedo molte bandiere che ci ricordano come la ceramica, più che la ceramica, il materiale utilizzato, poi diventa ceramica. È un materiale che unisce tutte le sponde del Mediterraneo ed è un materiale che ci porta addirittura in Finlandia. Forse in quel caso sono più gli artisti che non il materiale. Perché? Perché anche qui dobbiamo innovare. Cioè il fatto che paesi che non avevano questo materiale oggi sono paesi, se penso alla Finlandia, pensiamo a Helsinki, è una delle città dove c'è il maggior sviluppo di giovani orientati al design, ma è anche il paese dove c'è più capacità di legare innovazione al prodotto. Anche qui, come CNA, stiamo lavorando, quindi vogliamo lavorare con le comunità locali,
con la città di Castellamonte, già lo facciamo, e ringrazio anche il sindaco che magari rispetto ad altri momenti del passato con questa amministrazione ha voluto fortemente sottolineare il ruolo non solo dell'artista, cioè l'oggetto ceramico come oggetto artistico, ma soprattutto il ruolo dei produttori. E noi abbiamo bisogno che gli artisti, anche questi ragazzi che escono dalla scuola di ceramica, nel tempo diventino produttori, non solo l'artista che vende il pezzo, ma che si leghino soprattutto già oggi i produttori locali, quel legame scuola-lavoro, l'elemento dell'alternanza, io credo sia fondamentale, perché porta anche questi ragazzi a riconoscere meglio cosa vuol dire il lavoro diretto per produzioni, non dico industriali, ma che se vogliamo esportarle nel mondo certamente non possono essere poche decine di pezzi alla settimana, e quindi non è il pezzo unico artistico, ma come anche produzioni di pezzi diversi e con quantità diverse riportano al proprio interno quello che è il valore del territorio e quello che è il valore degli artisti che escono da questa scuola. Bene sindaco questo incontro con Faenza, bene la sua idea, e noi saremo presenti sempre a fianco della sua amministrazione per un convegno nazionale sulla ceramica, che quindi è ceramica sì artistica, ma se non ci sono i produttori i territori poi muoiono, perché alla fine purtroppo, e questo ce l'ha insegnato la storia, di sola arte non si vive, è difficile vivere di sola arte, ce la fa solo qualcuno. Noi abbiamo bisogno invece che ce la facciano tutti, che ce la faccia un territorio. Noi dobbiamo veramente, cioè, da questo punto di vista, vincere una sfida, e questa sfida si può vincere se si lavora insieme i vari livelli istituzionali, anche quando hanno tra virgolette coloriture politiche diverse, per il bene della realtà che complessivamente ognuno di loro non solo rappresenta, ma deve saper al meglio governare. Su questo terreno la CNA c'è, dalla sua disponibilità, certamente lavoreremo, credo, per una grande mostra che è quella del 60°. Il 60° è quasi sempre un grande anniversario, un grande traguardo, quindi auguri per il 60 anni, e intanto adesso andiamo a vedere la bellissima mostra del 59° anniversario. Grazie. E adesso quasi, direi quasi un rullo di tamburi, ma è solo così, no, assolutamente, la direzione artistica della 59esima mostra della ceramica è stata affidata al professor Giuseppe Bertero. Bravo, buonasera. Posso usare? Anche perché per non dimenticarmi delle cose ho preferito scrivermele. Grazie di vedervi qui così in tanti, e spero che la mostra di quest'anno vi piaccia in modo particolare. A me è piaciuta, ci ha dato tanto lavoro. Che disgrazia. Abbiamo dovuto lavorare tantissimo, l'amministrazione, gli uffici, ma sono già stati ringraziati prima, non lo faccio anch'io. Basta. Le nazioni che hanno partecipato, cioè gli artisti delle varie nazioni che hanno partecipato, sono lì rappresentate, manca una bandiera. Me l'ha fatto notare Illy Placca, il mio amico di Albissò di Savona, che è presente con la sua bellissima opera, che lui dice: ma io sono albanese. È vero. E poi c'è anche un altro artista, che è Timi Turkishi, che arriva da Deruta, c'è anche una sua opera, che anche lui è albanese. Hanno studiato all'Accademia in Albania e poi si sono trasferiti qui da noi in Italia. È da tanti anni che sono qui e ovviamente io li considero italiani, ma domani giustamente, se riusciamo, facciamo fare anche la bandiera dell'Albania. Sono 180 gli artisti selezionati dalla giuria, 120 sono quelli che hanno partecipato alla sezione arte, che le troveremo qui, al piano terreno e al primo piano, al piano nobile per intenderci. Ho dovuto spostare molte opere
della collezione Botton per ospitare gli artisti che concorrono al concorso. Però molte opere della collezione sono presenti, anche perché inamovibili, come il grande pannello di Enrico Carmassi, tra l'altro mio maestro, che si trova giustamente al suo posto. E poi 60 opere, 60 artisti circa, della sezione design che troverete al Centro Congressi Martinetti. Quindi è abbastanza impegnativo il tutto, il Palazzo Botton in qualche modo è riuscito ad accogliere in maniera abbastanza tranquilla le varie opere. Per il Centro Congressi Martinetti, che è un po' una struttura asettica, ho dovuto inventare un po' una scenografia che vedrete poi qual è, non ve la svelo adesso per non togliervi le emozioni. Naturalmente per allestire una mostra si può sempre fare di meglio e di più, io ovviamente ho cercato di fare quel che è possibile. Ho creato dei percorsi visivi con una sua giustificazione metodologica. Dall'ingresso, dedicato direi giustamente alle donne artista, si prosegue nelle altre sale, la sala 1 con opere più grandi e più piccole, di grandi dimensioni, non potevano che stare lì, e poi sono delle piccole salette con delle opere più contemplative, diciamo. Poi c'è un lungo corridoio con una sequenza alternata di opere, tutte molto molto interessanti, e fino alla saletta di mattoni che ospita delle forme un po' spiazzanti, molto bianche per dirla, un po' candide, e installazioni un po' provocatorie. Ce n'è una a difesa delle api, sapete che in questo momento le api stanno facendo una brutta fine e la faremo anche noi probabilmente, e quell'opera che vedrete è veramente molto bella, fino ad arrivare a un punto dove troverete un'opera molto particolare che è arrivata fin noi dalla Cina attraverso non poche peripezie. Poi ho cercato di inventare una specie di Wunderkammer, piccola camera delle meraviglie, per ospitare delle piccole ceramiche che diversamente si sarebbero perse. Invece in quel modo le troverete. È una sala bianca. C'è un'opera grande o due, una è grande, molto bella, è un bel leone quasi etrusco dei toscani maledetti, più un artista pittore, un certo Della Rosa, che è molto bella. E sulle pareti troverete queste piccole, piccole opere. E poi fino a una zona dove ci sono le stufe antiche di Castellamonte, e lì troverete due artisti che si ispirano alla tradizione castellamontese: Angelo Fusterla, che tutti voi conoscete, e Maurizio Bertolatto. Passiamo poi alla sezione design, che ripeto, ho cercato di vestire in questo modo un po' originale. Ho creato una scenografia con dei sassi, praticamente oggetti modellati dalla natura che si confrontano con degli oggetti modellati dall'uomo. Sono appunto 43 gli artisti presenti che si sono cimentati in questa sezione. Sono rappresentate proposte più tradizionali di alto artigianato, vere e proprie sculture interpretate come oggetti per una possibile destinazione d'uso applicativo per la nostra quotidianità. Vi sono anche proposte più avanzate e sperimentali, come quelle realizzate
con il software e la stampante 3D. Al primo piano, nel centro congressi Martinetti, quasi come preambolo alla sezione design del concorso, è presente lo storico, ormai quasi centenario, liceo artistico Felice Faccio. Istituto d'arte prima e alla sua fondazione nel 22, scuola d'arte per artieri. Ed è qui rappresentato con il suo indirizzo che lo caratterizza di più, quello del design della ceramica. Sempre al primo piano espongono le loro opere e prodotti, le industrie, la ditta La Castellamonte, la ditta CL, le botteghe d'arte Camerlo e Grandinetti, li ho detti tutti. Bene. Una grande raccomandazione. Le opere sono molto delicate, pertanto non toccarle. E attenzione massima alle borse, troppo ingombranti. Lasciatele a degli amici fuori e poi le raccogliete dopo. Entrate a piccoli gruppi possibilmente, distribuitevi fra il primo e il secondo piano e così anche al centro congressi Martinetti. Si può vedere la mostra con grande calma, magari tornando nei prossimi giorni ancora per visitarla insieme ad altri amici e magari, perché no, fermarsi per pranzare o cenare negli ottimi ristoranti di Castellamonte e del suo territorio. Benvenuti e buona mostra a tutti. Grazie professore, la invito a rimanere qua per la premiazione, ma prima un saluto all'architetto Bergadano che è appena arrivato e direttore dei lavori per la realizzazione del rifacimento del tetto di Palazzo Bottoni. Professore, che dire, lei convoca la giuria? La sua giuria che l'ha supportata in questa scelta del allora, concorso. Allora, la mia giuria che è qui presente, manca Gian Giorgio Massaro perché ha avuto un discorso. Giornalista e critico d'arte Angelo Mistrangelo, lo storico dell'arte Arthur Ettore, il professor Giovanni Cordero, l'architetto Antonio Palestra, il nostro meraviglioso pittore Elio Torieri. Manca Marco Basso che doveva venire ma forse non ce l'ha fatta e Matteo Zauli naturalmente perché è a Faenza e Gian Giorgio Massari che è appunto il presidente che non può esserci, non può essere qui presente. Bene, leggo io, legge lei, no, leggo lei, io. Allora, la giuria, oltre ad aver individuato i tre vincitori per la sezione arte e per la sezione design, ha segnalato alcune opere. Un premio speciale, premio Lion Canavese, e chiamiamo il presidente Elio Torieri. Allora, per consegnare la pergamena è qua accanto a me, l'assessore Addis ci fa da valletta, all'artista Marwan Tawaha dalla Giordania con l'opera Calligrafia. L'artista ovviamente non è presente, è molto soddisfatto di questo premio che vi ringrazia tantissimo. Grazie a Lions e al suo presidente. Ulteriori opere segnalate, Luca Gris è l'autore, l'opera Elettroincontro. Eccola. Grazie Luca.
Altra opera segnalata, l'autrice Lidia Marti, l'opera Monofiore, Punti condivisi. È presente. No. La vedrete al Martinetti. Ulteriore opera, l'artista Guglielmo Martin, l'opera Corto raggio 1, 2 e 3. Altra opera segnalata, l'artista Sandra Baruzzi, l'opera Ondina 2, 5, 7. Anche la sua opera la vedrete al Martinetti, oltre a quella che sta a fare. E adesso per la sezione design, terzo premio assoluto, l'artista Rosaria Di Dio, Rosa Racu, l'opera Non c'è amore senza spine. E c'è il marito che la rappresenta. Volevo solo leggere ciò che ha individuato la giuria sull'opera. Materia, linea designer e rapporto con l'ambiente si coniugano insieme nella visione percorsa da un senso di intenzione e di speranza. Sezione design, secondo premio assoluto, l'artista Patrizio Bortoloni. Bortoloni. La Monte Lupo Fiorentino. L'opera Metropolis, trittico di luce. La dinamica scansione delle strutture che può ricondurre alla stagione del futurismo è caratterizzata dai valori cromatici ed è sostenuta da una notevole abilità tecnica. Primo premio assoluto, sezione design, all'artista Maurizio Bellan, l'opera Implosione. Ecco qua. Gli avevo dato l'ordine di essere presente, lui ha obbedito. Lieve e immateriale, la forma si apre nello spazio creando vuoti significanti, attraversati dalla luce che accede lontane memorie. E passiamo alla sezione arte, sempre le opere segnalate. L'artista è Rock Fucci, l'opera Giardini Interiori. L'artista proviene dall'Argentina, ma temo che... No, abita a Torino, si chiama in realtà non Rocco, ma Rocque Fucci. Non so se è presente, comunque gli faremo avere la pergamena. Grazie. Ulteriore premio segnalato, Paolo Vannucchi con l'opera Le Comari di Pozzo Garitta. Che è qui presente, l'ho visto prima, nascosto. Ah, ecco che sta arrivando, lui arriva da Lucca. Leggi pure la motivazione. Ulteriore opera segnalata, Guglielmo Martin, l'opera Nel Meleto. Lui è di Castellamonte. Un'altra segnalazione, l'artista Roberto Perino, l'opera Espressione Nuvola. Lo ritira la pergamena Luca Gris. Grazie. Un'altra segnalazione, l'artista Stefano Merli, l'opera Me, il mare. Si trova in Sardegna, ovviamente non è venuto, glielo faremo avere. Grazie.
Un'altra segnalazione, l'artista Andrea Roggi, l'opera Male fe male. Andrea Roggi è di Arezzo, non credo che sia presente, comunque glielo faremo avere. E adesso terzo premio per la sezione arte, andiamo in Israele. L'artista, mi deve aiutare lei professore perché è un nome particolare, non è semplice, e si chiama? E si chiama Dori Zanger, o Zanger, non so, no, quello non lo pronuncio, è impronunciabile. La signora non è presente perché stava, ho una fotografia all'aeroporto che sta andando in Cina per fare una residenza, un momento di simposio di ceramica. È molto contenta, ci ha scritto e le faremo avere il premio. Grazie. La giuria con l'opera Love My Doll ha il racconto di un'infanzia ritrovata, emerge dalle riflessioni dell'autrice che evidenzia le contraddizioni sociali e dell'ecosistema del nostro tempo con l'opera Love My Doll. Sì, vi invito poi a vederla, a girarli intorno e capirete perché, il perché di quest'opera, di tutto quello che spiega, è molto bene. Poi. Secondo premio assoluto, artista Anna Matola, l'opera Roswitha. Roswitha, Anna Matola, da Albissola Marina, eccola che sta arrivando, e fa delle cose splendide. Così adesso Castellamonte si arricchisce di un suo pezzo meraviglioso. Matola. Argilla semi-refrattaria smaltata attraverso una composta figura femminile, l'artista approda un'immagine dall'elegante e tecnicamente rilevante realismo. E adesso primo premio assoluto, sezione arte. L'artista si chiama... Vada. Vero che oggi sono stato in un ristorante cinese e mi hanno insegnato a pronunciare questo nome, che è Zhu Hongbo. Si scrive con la X, U, Xu, e Hongbo all'inizio c'è un H. L'opera è Still in Love. Naturalmente non c'è. Naturalmente non c'è, molto contento, ho mandato un'email. Questo artista ce lo siamo giocati bene, grazie al figlio di Giovanni Cordero che abita in Cina e ha sposato una signora cinese e hanno una bellissima, lui ha una bellissima nipote, e allora è riuscito a contattarlo e a far superare una serie di difficoltà notevoli per farlo arrivare. È un'opera in porcellana super bianca, una serrata sequenza di segni di giovani madri, esprime l'idea di maternità intesa attraverso una sottile cadenza spirituale. In realtà più che segni sono capezzoli di donne che hanno allattato, e lui di queste 36 donne ha ricavato un calco e che ha trasformato in argilla. Lo troverete nell'ultima sala. Per favore non accalcatevi lì, perché ci sono altresì delle opere piuttosto delicate. Vi è anche arrivata all'ultimo, proprio all'ultimo, perché le dogane sono state un incubo, dalla Serbia due opere. Una è lì ed è un'opera molto 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 interessante, Rose, mi pare che si chiami il titolo, è di un'artista serba, e poi dall'altra parte c'è nel corridoio c'è l'opera di un artista serbo, anche quella molto bella sul blu, che troverete in quella parte. Grazie, ricordiamo soltanto i punti espositivi, quindi Palazzo Botton, il centro Martinetti, Piero Martinetti, il laboratorio artigianale ceramiche Grandinetti, il cantiere delle arti, la casa museo famiglia all'Aira e il centro ceramico Fornace Pagliero.
Ed infine la giornata non finisce qua, perché l'Associazione Arte e Commercio questa sera vuole rallegrare e dà la possibilità a tutti quanti noi di lanciare in cielo con quei palloncini un desiderio, e chissà, speriamo che sia veri. Ma non è ancora finita qua, alle ore 21 nella Rotonda Antonelliana un concerto, l'Associazione Culturale Melos ci aiuterà con un concerto di musica classica e jazz, e domani alle ore 17 in Piazza Marte della Libertà una sfilata di moda. Naturalmente tutti i punti rimangono aperti il sabato e la domenica dalle 10 alle 21, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle ore 21. Abbiamo detto tutto quanto, allora io invito le autorità ad avvicinarsi al taglio del nastro ed accompagnati dall'inno, un inno di Mameli suonato egregiamente dalla Società Filarmonica Francesco Romana di Castellamonte, non resta che augurare buona visita a tutti. Vi invito ad avvicinarvi al nastro, le autorità si sono posizionate, c'è anche la presenza della bella pignatera del primo console e direi di dare via all'inno nazionale.